Il materiale del futuro è il legno. Case, edifici pubblici e privati, costruzioni in generale, per essere davvero ecosostenibili dovranno tornare a questo materiale, il più green che esista. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha indicato chiaramente il bisogno di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e partendo proprio da un settore chiave quale quello dell'edilizia, che è responsabile del 40% del totale delle emissioni. Ha indicato il legno e la sua capacità di stoccare anidride carbonica quale materiale davvero importante da cui partire. Questo cambia un pochino, questo cambia il modo in cui verrà sempre più intesa l'edilizia, in cui al di là del valore del consumo energetico di un fabbricato, incominceremo sempre più a parlare anche del materiale di cui è costituito l'edificio e di conseguenza dell'impatto ambientale che l'edificio ha sull'ambiente. E ovviamente un maggiore utilizzo di legname nelle costruzioni diminuisce l'impatto ambientale degli fabbricati. Un settore, quello dell'edilizia in legno, che già oggi mostra tutto il suo valore. Il mercato tiene e vola l'export, che nel 2019 segna un più 20%. Le ragioni del successo? Le sue caratteristiche di ecosostenibilità e l'appeal del Made in Italy e di una capacità di fare design apprezzata in tutto il mondo. Questo va a confermare un pochino il trend che ci viene riconosciuto dall'estero, che è quello un po' del Made in Italy, del saper costruire e fare case anche con quel gusto che è tipicamente italiano. Cos'altro serve dunque a questo settore? Una misura come quella del superbonus apre scenari interessanti. Il superbonus risulta per noi una sorta di booster, perché ovviamente aumenta e amplifica la nostra capacità produttiva, soprattutto perché apre anche un nuovo business, che è quello della sostituzione edilizia, cioè della demolizione e ricostruzione.